Bene, questa sera l'Auditorium di Casatenò offre una operetta nel terzo spettacolo della stagione 2009 al Cavallino Bianco e c'è il ritorno sul palcoscenico di Casatenò della Compagnia dell'Oniro che lo scorso anno in questa stessa sede ebbe un successo notevole di pubblico e anche di critica con La Vedova Allegra. Al nostro microfono Pippo Santonastaso. Buonasera a tutti, buonasera. Speriamo di avere lo stesso successo. Buonasera a tutti. Speriamo di avere lo stesso successo con una commedia meno nota della Vedova Allegra, meno rappresentata della Vedova Allegra, ma altrettanto nota come la Vedova Allegra. Il Cavallino Bianco è una commedia austriaca che noi abbiamo trasformato in commedia musicale all'italiana, quindi si riderà all'italiana, là dove si riderà. Ecco, da dove nasce questo suo amore, lo possiamo definire così, passione per l'operetta? Beh, io sono un attore, quindi lavoro un po' dappertutto. Nell'operetta, la Compagnia dell'Oniro, nella persona di Franco Pulvirenti, mi ha dato la possibilità di fare il comico a tutto tondo, cioè completo. E quindi io faccio il comico. Mi ha dato la possibilità di portare, soprattutto sul palcoscenico dell'operetta, il cabaret. Io vengo dal cabaret e questa cosa credo che sia controcorrente perché non l'ha fatto mai nessuno. Forse adesso lo comincerà a fare anche qualcun altro. E facendo il cabaret, dandomi la possibilità di lavorare in questo modo qua, ha fatto sì che l'operetta mi entrasse nel cuore, insomma, quindi lavoro molto volentieri, e teatro innanzitutto, teatro, musica, ci sono tante cose che contribuiscono a far sì che lo spettacolo sia completo, e quindi per un attore come me fare uno spettacolo completo è una grande soddisfazione. Ecco, ci parli un po' del ruolo del personaggio di questa sera. Il personaggio di questa sera è un personaggio che nell'operetta originale non esiste, non c'è proprio, perché ho detto prima che è una commedia austriaca, quindi i personaggi sono un pochettino più duri, più tosti. Invece con Franco Pulvirenti ci siamo inventati questo personaggio di Rudy, che è un cameriere, un secondo cameriere, che in effetti riesce a risolvere tutti i problemi del Cavallino Bianco, che è un ristorante famosissimo, riesce a risolvere tutti i problemi grazie al suo intrufolarsi in mezzo a tutte le storie che succedono, in particolare dell'innamoramento di Josefa con il primo cameriere. E quindi il personaggio è divertente, è intrufolone, e poi bisogna vedere la commedia. Ecco, i suoi programmi futuri, sempre nell'ambito dell'operetta? Io lavoro con la compagnia di operette, quindi conto di lavorare ancora per tanti anni, specialmente con questa compagnia, che è la Compagnia dell'Oniro, che credo che sia senza smentita tra le migliori, forse la più importante compagnia di operette che c'è in Italia. Quindi mi piace lavorare con questa compagnia, mi piace avere un futuro con questa compagnia. Naturalmente poi io continuo a fare partecipazioni a fiction, film o altre cose, perché è il mio mestiere. E non faccio anche qualche serata ancora con mio fratello Mario, qualche serata completa di cabaret. Mi piacerebbe portarlo anche qua perché abbiamo uno Noi ce lo auguriamo di vedervi insieme. Dipende soltanto da chi ci chiama. Noi arriviamo, lo spettacolo l'abbiamo già, Bene, faremo modo allora di sollecitare. uno spettacolo di cabaret. Comunque, grazie dell'intervista, grazie per avermi ascoltato e venite a vederci.